Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Dunque, facciamo il PES pronostico di Juventus-Lecce, ovviamente all'Allianz Stadium. Adesso andiamo a mettere assolutamente Allianz Stadium, dove cavolo è. Allora, eccoci qua. Si gioca di notte, sì, estate sereno, dicono che sia sereno, coperta corta, casuale, mettiamo, vediamo. Allora, dobbiamo fare una formazione che sia veritiera o perlomeno che sia simile a quella che giocherà, visto che siamo a corto di terzini, quindi Danilo io lo escluderei perché tanto è stato assolutamente squalificato, Alessandro pure, quindi via anche Alessandro, ecco, ho fatto la pirlata. Qua abbiamo anche a PES Simone Muratore che è appena passato l'Atalanta. Allora, intanto cominciamo a dire che questo è un 4-3-3, quindi io non capisco perché Revolution Soccer mi dà, o meglio, è un 4-4-2 in certe fasi, ma per giocare secondo me è meglio dare un 4-3-3. Ok, adesso modifichiamo, eh. Modifichiamo tutto. Ok, ok e ok. Allora, non si sa se c'è Higuaín, io per questo motivo io Higuaín lo metto in panchina. Ok. Allora, questa secondo me è la formazione che Sarri, con cui Sarri giocherà contro Lecce, quindi Bentancur, Pjanic, Ramsey a centrocampo, Matuidi in questo ruolo qua, quindi terzino, e in attacco, secondo me, si andrà avanti così. Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. A meno che non si recupera Higuaín, perché se si dovesse recuperare Higuaín ci sarà Higuaín, Ronaldo qui e Dybala. Qua c'è un altro cambio da fare perché intanto non ancora Chiellini non può giocare, quindi Bonucci e De Ligt che secondo me non verranno sostituiti. Dovrebbe giocare Szczęsny. Mi tengo Szczęsny per il PES pronostico, poi vedremo. Comunque dopo stasera uscirà il video sul sui pre-partita, no? Cioè proprio le probabili formazioni e tutto il resto, quindi ovviamente come sempre vi invito, iscrivetevi al canale e ovviamente mettete like al video e seguite tutti i video di Fuori Rosa TV, anche perché io vi ricordo che sabato ci sarà il post partita anche di Juventus Eternana Coppa Italia Serie C. Come sapete io seguo molto Buonasera da anche le Fabio Chiesa. giovanili e le women. Programmi per Tra stasera. l'altro oggi speriamo che Siamo di addirittura a avere buone vedere notizie per le women. Portoghese con sottotitoli È iniziata slovacco, intanto la Cile. partita. Dunque, O forse di passare la notte a guardare le stelle, mani nella mano vediamo. con la Devo vostra essere sincero, io Matuidi dolcinea. terzino l'avevo già provato a Questa sera le PES stelle che non potete perdere sono in quelle in altre campo. situazioni. Seguiteci per i prossimi avvincenti Una partita che 90 non minuti sarà di Coppa Italia. facile né a PES né anche Spettacolo però più per la fluido, Juve, più perché breve, a dir poco eccezionale. conoscendo la Juve soffre più Occhio alla questo vecchia tipo di signora del calcio partite italiano, che Daniele altre. Ricordate che Maldini. all'andata la Juve ha pareggiato. Cioè, Dybala deviazione. Lui ha pareggiato 1-1, ricordiamolo. Perché sottovalutare Lecce non. Cioè, quest'anno sottovalutare chiunque non va bene. Dybala, il cross tagliato. Il colpo di testa. La palla rimane lì. Attenzione a Lecce che sta per fare un pastrocchio. Calma olimpica qua. Pjanic. Pjanic. Pjanic errore. Ai Con ai questa ai ai. palla. Attenzione alla padula, la Pianos. Pianos padula, la riesce a padula, la padula, sollevare la Szczęsny, la palla padula, palo! sul Clamoroso! Come ha fatto palo. sbagliare la padula da lì? Lecce è andato vicinissimo al vantaggio. Palla in avanti verso il compagno. Mamma mia però ragazzi, che brutta azione questa quanto ho Paolo lasciato Dybala. di spazio libero. Dybala. Difende palla molto bene Pjanic. Bentancur, Bentancur. Arriva Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Ronaldo, Dybala, Dybala, Gabriel. grandissima parata di Gabriel, Perfetta la parata. Il portiere ha risposto bella presente azione ma e c'era grande bisogno di parata. lui. Intervento Altro calcio precipitoso. d'angolo, stavolta va Bentancur a batterlo, 25 minuti, prova la sponda la Juve, palla un po' lunga, Preferisce Bernardeschi la il dà dietro, colpisce. Pjanic, ribattuta, Punta con il Ronaldo, piede. rete! Sorpresa Eccolo dell'Olimpico. qui, CR7. Proprio lui, Gol di grande 28 portata minuti, per il Juventus portoghese. 1, Lecce 0, Bene, Ronaldo. Pjanic fa capire prima dove
sviluppi da calcio d'angolo, come vedete, bravo Bernardeschi qua a tenere viva la palla, non pensare al cross ma darla dietro a Pjanic, poi Lecce un po' fortunato ma la palla finisce a Ronaldo che non sbaglia. 1-0 dunque, ha segnato un giocatore spesso presente all'appuntamento con dopo il grande spavento con la Padula. Quadrado, De Ligt, Pjanic, bella giocata stavolta di Pjanic che si prende anche il fallo, allora allarga il gioco per Matuidi, buon impatto finora di Matuidi terzino, niente, ha fatto grandi cose ma si è proposto tanto, Ronaldo mette un pallone sbagliatissimo, anzi era Bernardeschi, errore abbastanza evidente, cross molto, cioè pallone molto lungo, irraggiungibile per il campione del mondo francese De Ligt. 1-2 della Juve, ancora Bernardeschi, Matuidi per Bernardeschi, 1-2 meraviglioso Bernardeschi, rock and roll, 2-0. Bella questa azione, come detto Matuidi si stava proponendo bene qua, scambio con Bernardeschi sublime ed è 2-0. Adesso riprende a giocare pallone in Lecce. Palla lunga a cercare il reparto offensivo. Oh, bene la Juve anche in fase di copertura dopo, ripeto, lo spavento iniziale di Lapadula. Dybala sbaglia. Provano a partire in velocità. Poi Bonucci. Matuidi finisce primo tempo 2-0, primo tempo che ha messo subito le cose in chiaro. Il Lecce solo un tiro in porta, ma che paura quel tiro perché poteva cambiare sicuramente tutta la partita. Certo, intanto il secondo tempo. De Ligt. Pjanic. Ronaldo sbaglia tutto, il pallone per Dybala, poteva essere una palla molto interessante, ma ha sbagliato completamente la misura. Cerca la profondità. De Ligt. Pjanic. Ronaldo. Dybala. Difende ancora il pallone di Dybala che poi prova anche il tiro, un tiraccio. Idea buona, precisione. Portate del genere possono essere pericolose. Cominciamo la girandola dei cambi. Mettiamo subito qualcuno, mettiamo. Vediamo. Douglas Costa per Bernardeschi e Rabiot per Pjanic e mettiamo Bentancur, regista. Cambi che alla fine non potrebbero anche non essere così clamorosamente diversi poi dalla realtà, anche se Ramsey 90 minuti nella realtà non so se li fa, però buona prova di Bernardeschi che ha anche segnato. De Ligt. Quadrado lascia a Ramsey che gli va a servire subito il pallone. Quadrado. Ottima discesa sulla destra. Quadrado, solito balletto di Quadrado, Dybala. Rabiot appena entrato, Rabiot si gira male. De Ligt, con cattiveria, bravo De Ligt, così senza far passare nessuna attenzione a Lecce, questa è una buona opportunità, Mancosu! E c'è la grandissima parata di Szczęsny, Lecce ha avuto due occasioni, ma sono state due occasioni titaniche. Mamma mia ragazzi. Sceglie di battere corto. Calderoni, cross in mezzo, deviazione di Bonucci, male, mamma mia, ha rischiato l'autorete, praticamente solo calcio d'angolo, cross che gira dall'altra parte, la palla rimane lì ancora, riesce a difendersi la Juve con De Ligt che poi lancia lungo, direzione Ronaldo che si gira, attenzione Ronaldo, parte Ronaldo e però tutto solo, facile per Lucioni che ributta il pallone su, Lecce si sta facendo assolutamente vedere in questo finale di partita, palla incomprensibile di De Ligt che comunque arriva a Bentancur, prova la Juve a venire fuori ancora, Dybala, 74 minuti, Dybala, 3-0, pazzesco il gol di Dybala, è andato in area da solo e ha calciato una palla fortissima nell'angolino, rivediamo, è ripartito da centrocampo Paolo Dybala, è vero, non marcato perché Lecce era completamente sbilanciato, ma lui fa qualcosa di semplicemente bellissimo. 3-0. Intanto entra Šaškov a posto di Mancuso.
Lecce ne sta uscendo un po' male adesso, ma Credo che questo cambio oggettivamente ha arbitro avuto due potrà occasioni Lecce sai, per davvero qualsiasi giocatore clamorose. è davvero difficile ribaltare le sorti di una partita in così poco tempo. Si riparte dal Costa, 3-0. Dybala, Cristiano Ronaldo, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Ronaldo. Gabriel. Poteva essere il poker, il quarto gol. Una manovra offensiva impeccabile, Fabio. Con Saponara. impegno e tecnica, questo contropiede meritava un esito migliore. Sbagliato a schiacciare Bonucci. Quadrado. Quadrado. Quadrado prova ad accentrarsi. Quadrado ancora. Quadrado spinge. Quadrado. Quadrado esagera anche lui. E qua insomma. Un Intervento difensivo molto tempestivo, errore abbastanza pericoloso in evidente. attacco, Bravissimo mancante di Bentancur protezione. qua. Mezzo pasticcio. Quadrado si fa soffiare il pallone ancora dalla Padula. Saponara. Ed è finita qua la Finisce così. Juve, batte il Lecce 3-0 al PES Andiamo a pronostico. Io vi vedere ricordo l'ultimo intanto di commento iscrivervi al della canale, intanto di trasmissione seguire con stasera Mario il Spinelli, pre la difesa del Juventus Sassuolo, Lecce, quindi le prove di formazioni tutto, e via discorrendo. E domani ovviamente l'arbitro post sta partita di decidendo un po' Juve tutto Lecce sul terreno di gioco. Era e davvero ovviamente difficile sabato prestare un invece post risultato diverso da partita questo. di Juventus Under 23 Siamo Ternana, ventitré di Coppa coda. Italia Serie C. Ragazzi, io Ringrazio vi Luca saluto, vi do Marchigiani appuntamento per con i avermi prossimi video del accompagnato. canale. Ciao a In tutti. cambio, ringrazio